Salto in avanti per la campagna vaccinale nella città di Pesaro. Oggi 28 giugno sono partiti i vaccini in farmacia, un percorso voluto da tempo che comincia qui dalla farmacia di Via Giolitti, o meglio dall'ambulatorio affiancato alle farmacie, dove medici e farmacisti abilitati alla vaccinazione procedono alla somministrazione dei primi vaccini anti-Covid appunto in queste strutture. Un passaggio, quello alla campagna di vaccinazione in farmacia, previsto anche per il futuro e presumibile smantellamento degli hub vaccinali in favore di strutture come queste, più adatte appunto a una gestione ordinaria diversa da quella emergenziale. Come associazioni che rappresentano le farmacie, sia Assofarm per le comunali che Federfarma per le private, abbiamo voluto fortemente questa partenza con i vaccini in farmacia, anche perché a livello governativo, insomma, nel 99% alla fine di settembre, insomma, entro la metà di ottobre, gli hub vaccinali verranno chiusi e quindi si passerà da una gestione dell'emergenza a una gestione insomma, della vaccinazione normale come avveniva per quella antinfluenzale. Per cui dobbiamo entrare in regime di vaccinazione all'interno degli spazi degli ambulatori medici per quanto riguarda i medici di medicina generale, e per quanto riguarda le farmacie, all'interno delle farmacie o, nel caso di oggi, negli ambulatori a fianco alla farmacia. Qui siamo in Via Giolitti, abbiamo degli spazi liberi che abbiamo adibito appunto a vaccinazione. Questa mattina si è iniziati insomma, con grande soddisfazione, ma anche con tutti i criteri di sicurezza e di tranquillità del caso, per cui la gente si approccia in maniera positiva. Il fatto che il farmacista è un pochino come il medico, insomma, ti dà tranquillità, sicurezza, il tuo è una persona che hai scelto, e quindi diciamo, si contribuirà, io credo, in maniera positiva, esponenziale, alla risoluzione di questa pandemia in via definitiva proprio con la vaccinazione. Ecco, oggi si comincia qui da Via Giolitti, ma sono diverse le farmacie che hanno aderito. Come proseguirà la campagna? Ma la campagna proseguirà sulla base delle prenotazioni. Ogni cittadino può andare nella propria farmacia, nella farmacia aderente alla campagna di vaccinazione, per prenotare il proprio vaccino, e poi può scegliere il giorno. Come dicevo, adesso noi ci stiamo cercando di organizzare, perché evitare ogni spreco di dose di vaccino. A seconda dell'azienda che lo produce, ci sono ogni fiala un certo numero di dosi che vanno inoculate, quindi cerchiamo di sommare le prenotazioni in spazi precisi. Oggi qui erano previsti 24 vaccinati, domani ce ne sono, se non vado errato, 18, poi altri 18 il giorno dopo. Cerchiamo di mettere insieme, quindi le prenotazioni nelle farmacie comunali si possono fare dappertutto, e al tempo stesso poi cerchiamo di metterle insieme per evitare ogni spreco possibile.